Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, l'8 settembre 2014 Clarence House annunciò che il duca e duchessa di Cambridge erano in attesa del loro secondogenito in ottobre. Kensington Palace annunciò che la nascita era prevista per l'aprile 2015. Il 2 maggio 2015, alle 8:34 GMT, la duchessa ha partorito una bambina del peso di 3,71 kg all'St. Mary's Hospital di Londra. Il duca di Cambridge era presente alla nascita. L'equipe medica che assistette la duchessa nel parto era guidata da Guy Sopbeston, un esperto in gravidanze ad alto rischio e chirurgo ginecologo della casata reale. Con l'aiuto di Alan Farthing, chirurgo ginecologo della regina Elisabetta, entrambi erano presenti anche alla nascita del principe George, nel 2013. La neonata venne mostrata al pubblico, per la prima volta fuori dall'ospedale con i suoi genitori, meno di 10 ore dopo la sua nascita. La piccola Charlotte reca sulle inconsapevoli spalle un fardello assai impegnativo. Nonostante il padre William risulti il candidato perfetto per la successione al trono, ed il fratello George appaia vigoroso e in salute, la nobile rampolla potrebbe effettivamente seguire le orme della bisnonna Elizabeth I. Del resto, dopo gli scandali e le vicissitudini di Diana Spencer e del figlio Harry, considerato il bombarolo della Royal Family, nulla appare scontato. Carlo II sarà a breve incoronato, con cerimonia ufficiale, fissata per il 6 maggio 21, ma il suo regno non si profila longevo come quello della madre, durato ben 70 anni. A tal punto, sarà il primogenito William ad indossare l'ambita corona, tramandando ai figli il peso della noblesse oblige. Il Succession to the Crown Act ha segnato sicuramente uno spartiacque nella nobiltà inglese, siglando di fatto il diritto alle donne di famiglia di scavalcare i loro consanguinei, se anagraficamente più adulte. Non c'è che dire, nonostante l'esito della sua breve vita, Lady Diana potrebbe sorridere da un'altra dimensione. La sua seconda nipotina, in effetti, può ambire alla preziosa corona e guidare con mano ferma le sorti del Regno Unito. Ma, per il momento, per Charlotte, è il tempo di combinare l'etichetta a momenti di gioco per i coetanei. Anche la famosa bisnonna, del resto, ha potuto vivere la propria infanzia con spensieratezza, almeno fino ai 25 anni.